Feste, ricorrenze e celebrazioni hanno quasi sempre in comune una cosa: il rumore di una bottiglia di champagne che viene stappata. Lo spumante più famoso del mondo ha le sue origini in Francia, nel XVII secolo, come un esperimento per creare qualcosa di nuovo per il re. Ma chi ha perfezionato il processo produttivo rendendolo popolare è stato il monaco benedettino Dom Pierre Pérignon. Oggi il segreto del famoso monaco è stato scoperto ed è noto in tutto il mondo, dove vengono usate uve di Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier per produrre quello che originariamente era stato chiamato il vino del diavolo, dopo l'esplosione del primo tappo da una bottiglia. Lo champagne è diventato uno status symbol e alcune bottiglie sono così esclusive da essere disponibili solo in alcuni club di fascia alta o solo su ordinazione, con prezzi che raggiungono anche le decine di migliaia di dollari. Secondo gli esperti, le 10 bottiglie di champagne più costose del mondo sono quelle che potete trovare in questa graduatoria.